San Pancrazio Salentino vive il suo momento di emergenza con apparente serenità. Una coppia di anziani posti in quarantena già il 29 febbraio scorso, insieme ad altri congiunti che avevano avuto contatti con un medico della provincia di Lecce, poi risultato infetto, sono positivi al coronavirus. Il sindaco, Salvatore Ripa, ha messo in moto immediatamente la macchina comunale, ma soprattutto ha tentato di rassicurare i suoi concittadini. Noi abbiamo avuto questi due casi, quindi c'è stata immediatamente una macchina che si è messa in moto, già si era messa in moto veramente qualche tempo prima, proprio perché, per prepararci ad un eventuale caso positivo. Quindi sono state disposte delle quarantene da parte del Dipartimento dell'ASL. E quindi ci sono delle procedure tuttora in atto. Si tratta di due persone che sono due persone anziane, quindi diciamo, hanno pochi contatti, grazie a Dio hanno diciamo, stanno abbastanza bene di salute, quindi non ci sono delle complicazioni. La situazione è monitorata, tanto è vero che sono a casa. Ci siamo preoccupati, ecco, grazie all'aiuto della pubblica assistenza di San Pancrazio, di come poter fornire servizio a quelle persone che o in quarantena o che comunque persone che hanno bisogno di un minimo di assistenza, che va dall'acquisto del pane, faccio un esempio, al pagamento di un'utenza. Allora, queste minime cose che purtroppo in periodo di emergenza per le persone più fragili che non hanno magari familiari che possono aiutarle diventa fondamentale.